Buonasera pubblico di Rai 3, bentornati a Mi Manda Rai 3. Come sempre, ogni giovedì partiamo dalle vostre storie. Mi hanno rapito mio figlio in Slovacchia, per questo motivo sto andando a Mi Manda Rai 3. Ricordano mio figlio e sto qui anche per combattere per gli altri genitori italiani che hanno i figli sottratti all'estero. Quando sono andato a trovarlo in Slovacchia, gli ho portato un regalo, gli piace molto la sabbia magica e lui molto generosamente mi ha regalato questi sassolini che io porto qui con me per aiuto, perché mi danno tanta forza. La Slovacchia, uno dei paesi che compie più sottrazione, uno dei paesi che in pratica poi non rimpatriano quasi mai i bambini. Noi abbiamo fatto un viaggio per riassumere la via crucis di un padre, Marco, che ha viaggiato 24 ore di pullman per riabbracciare suo figlio, Mario Maiellaro. Vediamo. Quando sarò lì lo potrò riabbracciare. Credete che per un papà sia facile? Purtroppo mio figlio è stato rapito dalla madre quasi 5 anni fa, insieme con l'aiuto della suocera in Slovacchia, e da allora purtroppo non è stato più rimpatriato in Italia. Domani lo vedrò, sto contando proprio le ore in questo pullman, vedendo città per città, che mi sto avvicinando sempre di più. E ci sono 20 ore di viaggio in autobus. Però sono sacrifici che uno per i figli fa molto volentieri. Da un lato sono fortunato perché riesco a vederlo per qualche minuto, uno o due volte a settimana su Skype, però è un anno che non lo vedo più fisicamente, perché io lo vedo solo sotto permesso, diciamo, della madre. Il primo contatto è stato telefonico e mi diceva: "Che sei islo, tatinco? Dove sei andato, papino? Che sei? Tatinco, papà, papino, dove sei? Il mio sogno più grande è stato sempre quello di creare una famiglia. Ci sono riuscito ed ero felice, diciamo, sia da uomo sposato, cosa desideravo, avere una donna al mio fianco per tutta la vita, e poi di avere dei figli insieme. È nato nostro figlio Eric, veramente un gioiello. Il mio desiderio più grande sarà un giorno di scrivere una lettera, dirgli: papà è sempre con te, Tatinko non ti ha mai dimenticato, Tatinko è tuo padre. Abbiamo appena passato il confine austriaco, mezzanotte e 15 minuti, sono ormai 10 ore che siamo in viaggio. Mancheranno poche ore, adesso basta solo andare a prendere il taxi per poi andare a prendere la macchina all'aeroporto, e dopo vado a prendere la psicologa dell'Unicef che mi accompagnerà per incontrare mio figlio con la mia ex moglie. Per fortuna sono riuscito a rivedere nostro figlio Eric finalmente dopo un anno. È stato emozionante, grandissimo, visto che è anche cresciuto. E quello che mi ha stupito è che ha fatto le stesse cose di quando era quasi proprio un bebè, 6 mesi. Continua a mordermi il naso e questa è stata una sensazione meravigliosa. Eric mi ha fatto il regalo più bello, questa bellissima foglia me la porto sempre con me. Papà, ti regalo questo diamante dorato. Spero che un giorno tu mi potrai perdonare perché non ti ho saputo difendere e non ho potuto fare il padre con te. Non mi arrendo e non mi arrenderò mai. Questa è la promessa che ti faccio. Questa è la storia di Marco. Vi chiedo di intervenire anche su questo.
Amici telespettatori, vi segnalo i nostri numeri 800 050 709 e il nostro canale WhatsApp 345 3131 994 per raccontarci storie o segnalarci abusi che avete subito. Marco, è tornato dalla Slovacchia da poco. Sì, praticamente pochissimo tempo fa sono tornato lunedì prendendo il treno dall'Austria. E Eric cosa le ha detto poi? Eric ha detto: quando tornerai? Mi ha detto: papà, perché vai in Italia? E quindi niente, io gli ho promesso che tornerò per il suo compleanno, che sarà il 12 di giugno. E il distacco è stato molto forte, anche adesso lo sento e sto male, diciamo. Tutto comincia quando la sua ex compagna slovacca fugge, ex moglie ovviamente, fugge con Eric. Sì. Il tribunale italiano ha ordinato il rimpatrio di Eric. Sì, ho ordinato il rimpatrio immediato e devo ringraziare l'allora presidente del tribunale di Ascoli, il dottor Fulvio Cella, che ha rigettato anche la dispendenza slovacca e ha segnalato anche il nostro figlio nel circuito Schengen Sirene, insomma. Lei credeva che dopo questa sentenza suo figlio tornasse, invece non è stato così facile. Purtroppo no, perché abbiamo creato anche un'associazione internazionale, ci siamo messi in contatto diversi padri, quindi io già sapevo della difficoltà perché ho avuto dei veterani e siamo tanti. Io approfitto di questa situazione perché vogliamo risolvere questa situazione, perché la Slovacchia è uno dei paesi più scorretti, come abbiamo detto, inaffidabile, ha 3 condanne dalla Corte Europea di diritti umani di Strasburgo. Ahimè, se avessimo avuto tutti la residenza nella provincia di Vicenza avremmo risolto, perché lì c'è una grandissima procura che risolve il 90% dei casi. Allo stato attuale l'unico aiuto possibile è dalla politica. Quindi il mio appello, come l'appello di tutti i nostri associati, o padri meglio, con la Slovacchia, è che finalmente si attivi, ma seriamente, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Gentiloni, il Ministro della Giustizia Orlando, ma soprattutto il Ministro degli Esteri Alfano, che oggi è assente, che deve venire qua, per risolvere questo problema. Vorrei terminare un attimo, perché la cosa è importante. Le possibilità ci sono, perché dove è intervenuta la politica i problemi sono risolti. L'allora ministro Frattini, che ha riportato diversi casi a casa, e in associazione abbiamo dei casi sudafricani, anche svizzeri, dove intervenendo proprio la politica si sono risolti i casi. Marco, io l'ho invitata per farle dare delle risposte. Certo, le darò subito. Le voglio far vedere un ospite che abbiamo chiamato per farle dare delle risposte. Vediamo chi è venuto a confrontarsi con lei. Buonasera al consigliere Stefania Costanza, direttore dell'ufficio Sottrazione Internazionale. Prego. Grazie. Dottoressa, buonasera. Sottrazione Internazionale Minori presso il Ministero degli Esteri. Sì. Lei conosce, dottoressa, il caso di Marco? C'è un caso Slovacchia, che Marco deve fare una volta l'anno quel viaggio che abbiamo visto. Dovrebbe poter vedere suo figlio molto più che una volta. C'è una sentenza che dice che il figlio dovrebbe stare in Italia. Stiamo vedendo in grafica il tipo di viaggio che sta facendo. Ecco, da San Benedetto del Tronto fino a vicino Bratislava. Che cosa possiamo dire a questo padre? Poi vedremo che non è l'unico caso di cui parliamo. Allora, anzitutto mi permetta di dire che il Ministero degli Affari Esteri segue tutti i casi di minori contesi, che siano sottratti, quindi portati all'estero senza il consenso di uno dei due genitori, come è il caso di Eric, o che siano invece contesi, di cui ci sia soltanto una battaglia per l'affido. Quello che noi tuteliamo e il motivo per cui l'istituzione pubblica si occupa di vicende che in fondo poi sono personali, sono dolorosissime, sono terribili, e perché noi tuteliamo un interesse che è quello superiore dei bambini ad avere una vita effettiva e una vita affettiva equilibrata con la partecipazione di entrambi i genitori. Quindi questo è il motivo per cui noi ci siamo e quello che noi tuteliamo prima di qualsiasi altra cosa. Questo ho fatto bene a dirlo, però la Slovacchia un accordo, no? Ha riformato il suo codice civile ed è entrata in vigore la riforma nel gennaio del 2016. Adesso naturalmente non spetta a me fare una difesa d'ufficio della Slovacchia, ma le dico qual è il problema. Il caso del signor Di Marco, che è veramente tra i più difficili e complicati, 4 giudizi di appello,
4 giudizi di appello, sono complicatissimi. Complicati. Un caso iniziato dal punto di vista giudiziario nel 2013 e che ancora sostanzialmente non si è concluso. Allora, dov'è il problema? Nei sistemi giudiziari in cui il diritto di famiglia è trattato come il resto del diritto civile, non ci sono canali privilegiati. Lei pensi a piccoli tribunali, ma anche italiani, che si trovano a gestire casi di separazione internazionale. In Italia esistono dei circuiti che rendono tutto decisamente più veloce. Allora, su una pressione anche internazionale che è stata fatta, di cui l'Italia è stata parte integrante, la Slovacchia ha riformato in generale il suo codice civile, ma anche la parte di famiglia. Quindi che cosa può fare questo? Quindi adesso, no. Fatte queste premesse. Per il signor Di Marco c'è la giustizia, che è stata una giustizia incredibilmente lenta in questi anni. Ma intanto per il futuro l'azione diplomatica che è stata fatta è quella di avere un sistema in un paese straniero, europeo, decisamente più rispondente. Aiuterete a quello, ovviamente a ancora di più. Noi aiutiamo il signor Di Marco come lui sa, noi siamo in contatto costante, l'ambasciata è sempre al suo fianco e io stessa ho fatto una missione in Slovacchia appositamente per questo lo scorso dicembre, incontrando l'autorità centrale, incontrando il Ministero della Giustizia e naturalmente il Ministero degli Affari Esteri. La ringrazio di averlo detto, dottoressa, perché pensiamo che sia il diritto di un padre poter riabbracciare e vivere il proprio figlio, indipendentemente dal rapporto. E il diritto del figlio ad avere il proprio padre. E il diritto del figlio ad avere il proprio padre. L'avvocato Simona Mangiante, il legale di Marco Di Marco. Esiste un problema della Slovacchia? Esiste un caso Slovacchia? Io ho riscontrato per la prima volta nel caso di Marco Di Marco come responsabile dell'ufficio del mediatore del Parlamento europeo. Sì. Per Io i non casi... la sento qui in studio, spero che ci sia. Prego, parli. Sì. Dicevo che la prima volta che mi sono confrontata al caso di Marco Di Marco è stato come in qualità di responsabile dell'ufficio del mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minore. E abbiamo onestamente la... Le chiedo scusa, sì, ma la devo interrompere per la pubblicità. Bentornati amici telespettatori, vi stavo raccontando la storia di Marco Di Marco, un papà che per vedere il figlio, e lo vede una volta l'anno, deve farsi un viaggio in autobus da San Benedetto del Tronto fino a Bratislava. E oltre. Per abbracciare Eric, per abbracciare suo figlio, perché la sua ex moglie lo tiene lì e non rispetta un ordine del tribunale. È così, Marco? Certo. Abbiamo chiamato... E c'è chi non lo vede da 8 anni come il signor Cavalcanti, che ha venduto le case in Italia e in Slovacchia, e da 8 anni non si fa... È possibile questo? È possibile questo. Intanto vi voglio far vedere una grafica sulla sottrazione di minori in Europa. Ecco, intanto è arrivato un altro messaggio. Vediamo questa grafica, Andrea Dorico. Sottrazione di minori in Europa nel 2015. 19 bambini in Romania, 15 in Polonia, 7 in Germania, 7 in Slovacchia, 6 in Francia, 6 nel Regno Unito, 5 in Bulgaria. 7, avvocato Mangiante, in Slovacchia. Le chiedevo prima, ma le voglio leggere anche questo messaggio che è arrivato al nostro canale WhatsApp 345-3131-994. Anch'io sono un padre vittima di sottrazione internazionale di minore. Mi sono recato in Romania e ho vinto in tutti i gradi di giudizio con sentenza di rimpatrio, ma non riesco a riportare mia figlia in Italia. Avvocato Mangiante. La problematica sostanziale di questi casi è che configurano quella che si concreta l'inefficienza della cooperazione giudiziaria europea. L'assicurazione di uno spazio di giustizia europeo unico è sicuramente un obiettivo non realizzato, lontano dall'essere perfetto e sicuramente perfettibile. In tutti questi casi riscontriamo sicuramente una serie di procedure che sono state incardinate nelle giurisdizioni competenti, ma che non trovano riscontro perché lo Stato membro non adempie agli obblighi assunti attraverso l'adesione ai trattati. In particolare lo strumento legislativo che si utilizza in questa casistica è il Bruxelles 2 bis, che determina da un lato la competenza giurisdizionale e dall'altro identifica una procedura ad hoc per le sottrazioni di minore. La Slovacchia, nel caso di Marco Di Marco specificamente, è stata inadempiente rispetto al principio del mutuo riconoscimento della pronuncia giurisdizionale, ovvero non ha eseguito la decisione emessa dal Tribunale italiano, per cui abbiamo una serie di situazioni giuridiche che sono chiare dal punto di vista legislativo, ma che non trovano riscontro
in termini di implementazione di efficacia, perché lo Stato è inadempiente. L'unica soluzione possibile sarebbe una procedura di infrazione, quello che abbiamo provato a sollecitare dal Parlamento europeo e quello che stiamo provando a sollecitare attraverso l'associazione che racchiude una serie di casi analoghi a quello di Marco Di Marco, che purtroppo grazie, non riesco. Grazie avvocato, intanto ringrazio il consigliere Costanza, grazie, che è venuta dalla Farnesina dare risposta. Un attimo Marco, mi faccia leggere un altro messaggio, perché sono tanti papà nelle sue condizioni. No, ma c'è solo un pericolo grande adesso, c'è il signor Russo Emiliano che ha comprato una tanica di benzina e si vuole dare fuoco, cioè, sì, vi avviso. Che vuol dire si vuole da chi è Russo Emiliano? È un padre di Vibo Valentia con la Slovacchia che non vede i figli da 3 anni e adesso neanche più li sente. Lui, sto cercando di farlo desistere, ma neanche la madre ce la fa. Russo Emiliano ha comprato già una tanica di benzina e a giorni si vorrebbe dare fuoco. Allora, quindi tra poco aiutatemi a convincerlo voi di no. Aiutiamo a convincerlo. Allora, avvocato Ruffolo, abbiamo raccontato due casi, sì, il caso di Marco e il caso di Antonella. Due casi di genitori che sono costretti a non vedere i loro figli, a non godere dell'affetto dei loro figli. Vede, sono due casi diversi dal punto di vista dei rimedi. Abbiamo la fortuna di avere qui un alto dirigente dell'autorità preposta a queste cose. Per quel che riguarda l'Egitto, non aderisce neanche alla Convenzione dell'AIA e quindi l'azione diplomatica è l'unica che può dare risultati, perché i nostri giudici possono far poco dando provvedimenti che si eseguono lì, perché non hanno il diritto di farli eseguire. Cosa completamente diversa è quella slovacca. Gli giudici slovacchi stranamente sono estremamente ciechi. Questa è una divertente contraddizione. Perché? Perché sistematicamente la dottoressa giustamente ci ha detto quanto è cambiato il codice civile in quel paese, cioè, però questo non ci tocca. Non ci tocca perché? Perché la Slovacchia, facendo parte della Comunità Europea, è soggetta ad un regolamento europeo che dice che la giurisdizione spetta al giudice di qua non soltanto quando dice riporta i figli però indietro, poi non rispettano, no, anche non solo debbono eseguire, perché altrimenti, vede, la cosa importante per i, sì, per i minori è un giudice dice sono cambiate le condizioni per il minore sta bene qui, non è lui a doverlo decidere, è il giudice di qua a poterlo decidere. Dottoressa Costanza, la storia tremenda di Antonella è una cosa che prende alla gola, no? Così come quella di Marco, soprattutto quella di Antonella. Poi vedremo se il marito di Antonella verrà qui a rispondere a Mi Mandare Tre. Sì, perché io fondamentalmente sono da sola lì, cioè io non sono tutelata da nessuno. Sono in balia del mio destino, con tutte le minacce che mi ha fatto mio marito, con le irruzioni che ha fatto dentro casa, il fatto che mi abbia mandata in carcere con una falsa accusa, cioè sono tutte cose che mi mettono a rischio alto, sono a rischio di vita, perché lui è un personaggio violento. Io non mi sento sicura a stare lì. Io ho paura persino andare a comprare il pane, cioè vado scappando di qua e di là, cambio in continuazione appartamento per non essere trovata. Dottoressa Costanza, cosa possiamo dire a questa donna? Come la possiamo aiutare? Anzitutto mi permetta di dire che siamo in contatto quotidiano con la famiglia della signora Grassi. La signora ha la fortuna di avere a casa una sorella, un cognato che la seguono con affetto, un avvocato che si occupa di lei, e tra di noi c'è uno scambio assolutamente quotidiano. Ora, i limiti, come diceva anche giustamente il dottore, della sovranità nazionale sono tali per cui noi non abbiamo un potere né esecutivo né tantomeno di polizia o di tutela in senso stretto come sarebbe invece dei sul territorio nazionale. Questa funzione spetta alle autorità del paese in cui si è. Dov'è l'azione diplomatica? Nel momento in cui le autorità vengono meno al loro dovere di tutela, il nostro ruolo è quello non di sostituirci, perché non possiamo, ma di pungolarle, di sollecitarle, di chiedere loro di più. Allora, noi siamo al fianco della signora e siamo pronti ad aiutarla anche a rivolgersi
alle autorità locali e poi vedremo come si comporterà. Dottoressa Costanza, io le posso prego di stare diplomatici seri che si possono fare quando uno Stato è fortemente inadempiente ed è inadempiente seriale, dottoressa. Allora, ne riparleremo perché ho finito il tempo. Io ringrazio Antonella e Marco. Comunque nella speranza abbiamo anche contattato Tajani e l'ho contattato personalmente a San Benedetto, gli ho dato la documentazione per la Slovacchia e se... abbiamo chiamato la Farnesina, Marco. Quindi qualcosa si muove, torneremo a parlarne, promesso.